È domenica. Sono sulla spiaggia sotto la rocca di Erice. C'è vento, ma il mare è tranquillo. Di fronte si vedono le isole di Levanzo e Marettimo. Una ragazza ha appena indossato una muta nera e cammina nell'acqua bassa verso il largo. Poi si tuffa e comincia a nuotare con grande forza. Quel puntino nero si chiama Veronica Yoko Plebani. Ha 25 anni e alla fine di agosto gareggerà nel triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo. Sono venuto in Sicilia a conoscerla perché amo le storie di chi trova la forza di rialzarsi il giorno dopo una caduta. Ma in lei c'è molto di più. Non solo la capacità di accettare le fragilità e le ferite del proprio corpo, ma di amarle e dimostrare che nelle differenze sta la bellezza. Per questo mi sono seduto sotto un albero ad ascoltare Veronica Yoko per un intero pomeriggio. Questa è la sua storia. È stato scelto con un percorso un po' lungo, però diciamo che mia mamma è buddista e nel momento in cui doveva darmi un nome, voleva darmi un nome con un bel significato, e quindi ha chiesto a Ikeda, cioè il presidente dell'associazione laica buddista internazionale, un nome per sua figlia. Lei ovviamente non sperava che arrivasse davvero questo nome dal Giappone per me, non si aspettava che il presidente Ikeda rispondesse. E pochi giorni prima che io nascessi, in realtà, è arrivata a casa questa pergamena con scritto Yoko, in ideogrammi ovviamente, con il significato, cioè bambina figlia del sole, bambina solare, positiva ed allegra, e si dà le bambine che nascono a marzo, in primavera, quindi insomma le è piaciuto tanto. Quindi figlia del sole. Figlia del sole, ma poi negli anni ho scoperto anche che ha tantissimi significati, cioè in base a come viene scritto è anche figlia dell'oceano, figlia delle foglie, quindi diciamo che posso alzarmi al mattino e scegliere chi essere, molto, molto bello, molto liberatorio in qualche senso. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. Veronica Yoko, di cognome si chiama Plebani. È nata 25 anni fa vicino al lago di Garda ed è cresciuta a Palazzolo sull'Oglio, sempre nel Bresciano. Studia a Bologna, dove si è laureata in relazioni internazionali e ora sta facendo un master. È un atleta e il 27 agosto gareggerà con la maglia azzurra nel triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo. Ma partiamo dall'inizio della sua storia. Veronica, che bambina eri? Una che poi è diventata quella che sono oggi, cioè una super attiva, molto propositiva in tutto quello che c'era da fare, e solare di base, quindi sono sempre stata la Veronica che sono oggi in un'altra forma. Ecco, quando è che cambia la forma? A 15 anni? A 15 anni ho avuto una meningite batterica fulminante di tipo C, che nel pratico è una malattia molto rischiosa, perché il 90% dei casi rischiano appunto di lasciarci le penne nelle prime 24 ore. Io sono stata una delle fortunate che è sopravvissuta, e si sopravvive con dei segni, con tantissime cicatrici sul corpo che sembrano derivati da un'ustione e delle amputazioni. Io ho i piedi amputati, entrambi i piedi a metà, e le dita delle mani, insomma ho qualche falange qua e là che mi permette di fare quello che faccio. Come è successo? Tu, è una cosa che ti ricordi, una cosa che hai rimosso quando hai iniziato a star male? Dove eri? Cosa facevi? Io non so se è stata una fortuna o una sfiga, insomma, essere sempre lucida, quindi mi ricordo tutto, sia in ospedale che quando sono stata male. Io ero a casa con i miei amici, ho iniziato a sentirmi delle fitte particolari, insomma conoscevo abbastanza il mio corpo, ho sempre fatto sport, quindi sapevo che non era un crampo, sapevo che non era un dolore muscolare, ma era un dolore proprio, non so, come una coltellata proprio, cioè sentivo una fitta in alcuni punti particolari, e mi ricordo che salutando i miei amici sulla porta avevo questa fitta nella scapola e una nel polpaccio che non mi spiegavo. Dopo poco è rientrata mia mamma a casa, e nel momento in cui è rientrata mi sono sentita proprio
la febbre che mi è salita in un secondo e avevo 40 di febbre da un momento all'altro, ho iniziato ad avere i sintomi classici di questo tipo di meningite, cioè vomito, getto, giramenti di testa e poi la cosa che mi ha portato a correre in ospedale, diciamo, erano queste macchie che sembravano lividi sulle gambe, poi è iniziato a uscirne una in faccia, quindi tutto questo nel giro di qualche ora. Quindi lì io assolutamente non avevo idea di cosa stesse succedendo, non avevo neanche idea della gravità, però come reazione mia mamma mi ha detto chiamo l'ambulanza, io le ho risposto non chiamare l'ambulanza che tempo che arriva sono morta, cioè ma io non so perché l'ho detto, in realtà stavo bene, cioè avrei rischiato di morire da lì a poche ore. Quindi ho avuto la fortuna di essere un po', di avere un po' il polso della situazione e di portare mia mamma a correre in macchina, che non è una cosa che fa di solito, verso il pronto soccorso. Hanno capito subito cosa avevi in ospedale? No, non hanno capito subito. Sono stata molto fortunata anche lì perché è passata la dottoressa che mi ha visto per prima, mi ha detto ha una purpura d'aspirina, cioè un'allergia all'aspirina, e mi aveva messo in codice verde, però io in quel momento già non riuscivo più a camminare, mi avevano tirato giù dalla macchina in carrozzina, quindi cioè, stavo veramente tanto tanto male. E ho avuto la fortuna che un infermiere non è stato d'accordo con la dottoressa, mi ha chiuso in una stanzetta e ha iniziato a farmi tutti gli esami lui di testa sua, e ha chiamato un anestesista degli ospedali civili di Brescia che passava da quel pronto soccorso e gli ha fatto vedere il mio caso e fa non, questa ragazza non sta bene, cioè la dottoressa ha detto che ha una purpura d'aspirina ma non è così, cioè si vede. E l'anestesista ha detto fatele subito lo screening per il meningococco, e ha riconosciuto il caso, e da quel momento mi ricordo che mi hanno fatto uscire dalla stanzetta con la barella tutti di corsa, è arrivata la dottoressa e fa cosa state facendo, questa ragazza ha una purpura d'aspirina, e l'anestesista l'ha fulminata, gli ha detto lei se ne vada subito da qua, fatevi tutti il triage per il meningococco e portatela subito a Brescia, e da lì mi hanno trasferito in elicottero a Brescia e insomma è iniziata la procedura che mi ha salvato la vita. Quindi hai mai più incontrato l'infermiere o l'anestesista? No, e non so chi erano queste perché due persone, è bellissimo quest'uomo che ha fatto di testa sua, sì, ed è andato contro la diagnosi, esatto, è andato contro la dottoressa insomma che aveva in mano il reparto, che aveva in mano il pronto soccorso, e mi ricordo che lui mi ha messo di nascosto nella stanzetta, ha iniziato a farmi fare le urine, il sangue, è stato veramente lui che ha avuto questa sensazione che mi ha salvata. Ho fatto un mese e mezzo di rianimazione a Brescia perché diciamo che prima di tutto c'è la parte quella più complicata di salvarti e salvare la situazione più a livello fisiologico. Dopo gli altri 3 mesi sono stata invece a Verona nel reparto grandi ustionati, perché poi la seconda parte della malattia è cercare di salvare tutto quello che è rimasto. Perché il batterio provoca una necrosi dei tessuti, cioè diciamo che il batterio in sé non fa niente, cioè dopo 24 ore è debellato, ti fanno l'antibiotico e muore, solo che il corpo innesca tutta una reazione per cercare di salvarsi, che porta il corpo a portare tutto il sangue agli organi principali e quindi avere le estremità in necrosi e anche quindi la cute, la pelle, le parti più lontane dagli organi principali, e lì insomma ogni giorno è amputiamo, c'è l'infezione, non amputiamo, e io sono stata tantissime mattine a contrattare col medico, amputiamo la gamba del tutto o no. Diciamo che mio padre ha avuto fortuna perché è un testone e poteva sbagliarsi, perché lì il momento è ok, c'è tutta la gamba infetta, cosa facciamo? La amputiamo per salvare la vita, perché se l'infezione si dilaga in qualche modo poi diventa troppo pericoloso, o speriamo che l'antibiotico e queste e le altre medicazioni facciano effetto e non amputiamo, però ci si prende un grosso rischio insomma. E mio papà è sempre stato tutte le mattine lì a contrattare per non amputarmi. E diciamo, hai salvato le gambe? Sì, ho salvato le gambe. Si è preso un bel rischio, però aveva ragione. E cosa ti ricordi di quei giorni in ospedale? Una cosa che mi ricordo è che mi lamentavo sempre del dolore e che l'infermiere ogni volta mi diceva non ti preoccupare che poi il dolore si dimentica, non ti ricorderai questa sensazione fisica di dolore così importante.
E io mi ricordo che ogni volta gli rispondevo: non è possibile che io mi dimentichi questa cosa. E invece avevano ragione anche loro. E poi il dolore in realtà si dimentica. So che avevo male, che ho passato insomma dei momenti molto giù, ma in realtà ho avuto anche la fortuna di avere due genitori fantastici che mi hanno supportato in ospedale, e quindi mi sono anche molto divertita in ospedale. Cosa facevano? Io ovviamente mangiavo pochissimo, però a un certo punto è diventato importante per me mangiare per la ricostruzione della cute e tutto. Io avevo queste voglie, non mangiando da tanti mesi, dicevo: papà, guarda, ti giuro che se io avessi una delle tue grigliate mangerei tutto quello che fai, perché cioè fai troppo bene le grigliate. E quindi lui è arrivato con un camion nel parcheggio dell'ospedale, si è messo con la griglia a farmi la grigliata, ok? Tra l'altro vestito con il camice del reparto centro grandi ustioni, quasi prende fuoco lui perché c'era questa parete del furgone che quasi prende fuoco, vabbè, i soliti cinema di mio padre. E mi ha fatto tutto sto circo di questa grigliata, poi ovviamente me l'ha portata. Io ne ho mangiato un pezzo, poi non avendo lo stomaco abituato non ce la facevo più, quindi poi organizzava le feste, gli aperitivi del reparto, cercava insomma di accontentare ogni voglia che avevo. Che cosa pensavi? Ci sono stati dei pensieri, chiamiamoli positivi, o ti concentravi su qualcosa per riuscire a resistere al dolore, a guardare avanti, a far passare le giornate? Ma diciamo che io avevo il grande obiettivo di uscire, cioè io non riuscivo neanche a immaginarmi bene cosa sarebbe stato poi e quali sarebbero state le mie possibilità nella vita. Quindi il mio obiettivo era uscire, ogni giorno cercavo di fare fisioterapia meglio, di reagire in modo migliore, perché volevo uscire il prima possibile, volevo tornare dai miei amici, volevo tornare a scuola, volevo ritornare a casa, insomma, dopo 4 mesi sempre in reparti intensivi, quindi senza vedere nessuno. Diciamo che quello che mi teneva accesa era la voglia di uscire. E il giorno che sei uscita? Il giorno che sono uscita è stato particolare, perché io mi aspettavo in qualche modo che il momento in cui esci è un po' tutto finito, no? Ti sembra che sia la linea d'arrivo, in realtà non è la linea d'arrivo, anzi è un punto di partenza anche molto più impegnativo di quello di prima. E quindi sono uscita e quando sono salita in macchina con mio papà ho detto: ok, siamo fuori adesso, forse ho bisogno di un po' di tempo, ho bisogno di vedere i miei amici con calma, perché poi tutti i miei amici non sapevano assolutamente cosa mi era successo a livello esteriore, quindi proprio di aspetto. E io non sapevo come avrebbero reagito. Io, sai, mi sono vista trasformare in questi 4 mesi, quindi un po' mi ero abituata alla nuova Veronica a livello visivo, però non sapevo che effetto avrebbe avuto insomma sui miei amici. E quindi ero passata, quando ero in ospedale, il giorno in cui esco facciamo una mega festa con tutti i miei amici, devono esserci tutti, poi a dire in macchina: forse magari viene solo un'amica, e poi magari lo dice agli altri come sono, così non hanno troppi sguardi magari un po' scioccati che potrebbero ferire un po' me e allo stesso tempo farmi un po' dispiacere per la loro reazione. In realtà tutto questo non è successo, perché sono uscita, siamo arrivati nel mio paese a Palazzolo sull'Oglio, e ho detto a mio papà: vabbè, fai un giro della piazza, fammi vedere qualcosa, non lo so. Abbiamo fatto questo giro in piazza e a caso, senza organizzarlo, c'erano tutti i miei amici, anche quelli che non si conoscevano tra di loro, non si sa come, erano lì quel giorno e hanno visto la macchina di mio papà, mi hanno vista dentro, ci siamo fermati e mi sono saltati tutti addosso, ed è stato molto bello, è proprio stato togliere il dente in qualche modo, perché lì ho capito che erano tutti molto felici di vedermi, non c'era nessun altro problema, erano solo molto felici di vedere Veronica, e questo mi ha aiutato tantissimo poi nel percorso che c'è stato i mesi dopo. Che giorno era? Era il 5 settembre del 2011, 10 anni fa praticamente. E poco dopo eri a New York però. Sì, dopo pochissimo, nonostante tutti i medici non mi volessero sapere in viaggio e a New York. Mio papà è un testone, quindi ha detto: noi andavamo alla maratona prima e andremo anche quest'anno. Mio papà ha fatto per tanti anni la maratona di New York e io, prima di ammalarmi, sono sempre stata la tifosa più accanita del mondo, quindi come trampolino per tornare alla vita di sempre. Mio papà ha detto: andavamo prima alla maratona, ci andiamo anche adesso, non è cambiato nulla in qualche modo, in quello che facciamo, in quello che siamo.
E quindi mi ha portato a New York con tutta la squadra con cui correva e con cui corre. Ed è stato molto bello perché ho capito, insomma, tutte le cose che potevo ancora fare serenamente, anzi con più entusiasmo e più possibilità di prima. Il giorno prima della maratona di New York ci sono questi 5 km delle Nazioni Unite che si chiamano Dash to the Finish Line e mi hanno spinto tutti i maratoni, tiravamo quest'onda di felpe rosse con We Run for Veronica, eravamo molto belle da vedere, eravamo felicissimi tutti ovviamente di essere lì in quel momento. E mi hanno spinta in carrozzina per tutti questi chilometri e poi gli ultimi passi li ho fatti camminando, che erano i miei primi, ho attraversato la linea d'arrivo camminando, ovviamente tutti a piangere, tutti super emozionati, perché insomma è stato il momento in cui ho ripreso un po' tutta la mia vita in mano. Veronica! Bellissimo. Come ti sei riaccesa? Cioè è stato questo, sono stati gli amici, è stato questo. Che cosa ti è scattato dentro? È sempre molto difficile fare un bilancio e capire quanto ha influito una cosa rispetto all'altra. Diciamo che ho avuto un insieme fortunato di cose e la voglia di essere reattiva rispetto a questi input. Quando sono tornata a casa ho iniziato ad andare a scuola, a tornare un po' alla routine, però vivevo la mia vita in modo un po' diverso, cioè io tornavo a casa a scuola e stavo sul divano a non fare molto e non era una cosa a cui ero abituata perché prima io non stavo mai ferma, cioè finiva la scuola, ero fuori, ero ad allenarmi, ero con gli amici, non ero proprio una fatta per stare in casa a non fare niente, aspettare il giorno dopo. E allora lì ho capito che devo fare qualcosa, ho iniziato a cercare gli sport paralimpici, cosa potevo fare, a pensare cosa potevo fare da seduta perché in quel momento non potevo stare ancora tanto in piedi e io ho la fortuna di avere un fiume, un club di canoa molto belli a 500 metri da casa e mio fratello faceva prima canoa, quindi ho detto vabbè, potrei provare a fare canoa, diciamo che è una cosa che potrebbe riuscirmi. Non avevo calcolato che non avevo più le dita, cioè me l'ho completamente dimenticata, io pensavo solo al fatto di stare seduta, dicevo ah, vabbè sto seduta riesco a fare canoa, dopo ho detto ah, forse la pagaia la devo tenere in mano con le dita, potrebbero esserci dei problemi, però me ne sono resa conto solo la prima volta che sono arrivata al fiume. E com'è andata? Come siete arrivati? Chi ti ha accompagnato? Tuo padre? Sì, mi ha portato mio padre, avevamo ovviamente avvisato il allenatore che c'era lì che sarei arrivata, lui conosceva un po' la mia storia, sapeva chi ero, ma non aveva ovviamente idea di come si muoveva Veronica nello spazio. E quando mi ha visto arrivare in carrozzina, cioè mi ricordo la sua espressione un po' alterata, no, da questa cosa, e il club era un posto totalmente inaccessibile e sono arrivata e lui mi ha detto ma io non alleno i disabili. Faccio vabbè, tu non ti preoccupare. Io in quel momento non avevo ancora neanche capito di essere disabile, cioè di avere una disabilità, non sapevo cos'ero nel prato, non mi ero assegnata una categoria in qualche modo. Quando mi ha detto così, gli ho detto non ti preoccupare, tu dammi una canoa e una pagaia e io provo a fare il mio, poi vedremo chi è disabile e chi non è disabile. E in quel momento insomma lui ha capito che insomma c'era del filo da torcere anche per lui e da quel giorno in poi in realtà è stato amore infinito fino ad oggi, insomma sono cresciuta tantissimo anche e soprattutto grazie a lui, ho imparato a essere un atleta che esce ad allenarsi in neve, temporali, sole, in ogni situazione insomma non c'è mai nessuna scusa per non allenarsi e questa cosa me l'ha passata sicuramente lui. Tu hai detto lo sport non mi ha salvato la vita, me la sarei salvata lo stesso da sola, cosa vuol dire? Secondo me lo sport è stato uno strumento insomma che ho trovato lì davanti a me in modo facile e ho utilizzato, però diciamo che secondo me insomma la Veronica che ha saputo utilizzare lo sport per riprendersi in mano la propria vita era la Veronica che avrebbe trovato un altro strumento per farlo, non doveva essere per forza lo sport. Sicuramente avere una grande passione che ti porta ad aumentare la tua autostima, a conoscere uno spazio in cui tu riesci a vedere i tuoi miglioramenti e
a conoscerti di più, a conoscere i tuoi cambiamenti. È importante, però non deve essere per forza lo sport per tutti, per tutte le persone che hanno una disabilità, però diciamo che per me in quel momento è stato questo e sono molto grata di questa cosa. E sei arrivata fino alle Olimpiadi? Sono arrivata già a due Paralimpiadi, ho fatto Sochi 2014 in snowboard, nonostante io fossi sempre stata la pecora nera della famiglia. Perché tu facevi snowboard da prima, ma non eri brava. Esatto, io facevo snowboard prima, ma non è che non ero brava, non avevo neanche l'occasione di poter diventare brava, perché mio fratello, mio papà e mia mamma, tutti bravissimi, e non avevo mai voglia di aspettare me o di insegnare qualcosa a me, che ero quella piccolina, quella che aveva bisogno di più tempo per imparare. E quindi diciamo che sono sempre stata a fondo valle a giocare. Poi quando ho avuto l'occasione di tornare sullo snowboard dopo la meningite, all'inizio pensavo che non ce l'avrei mai fatta, però proprio questa cosa forse mi ha aiutato a cercare di vincere questa sfida. E quando ho saputo che sarebbe diventato sport paralimpico proprio quell'anno, ho detto ma qualche gara, un po' di soddisfazione, ritornare sullo snowboard, anche per ritornare con la mia famiglia sulle piste, con i miei amici, forse me la posso prendere. E ho iniziato e sono diventata molto più brava di prima, insomma, di quando avevo due piedi interi e un corpo che funzionava in modo normale. E sono andata alle Paralimpiadi di Sochi 2014, quindi mi sono presa la mia rivincita sulla mia famiglia. E nello stesso momento, insomma, stavo anche già facendo canoa e quindi poi mi sono ritrovata anche lì in modo casuale a fare gare e a capire che potevo veramente di migliorare tanto e diventare brava. Sono andata a Rio 2016, a Rio 2016 sono arrivata sesta, che comunque tutti mi dicono ah vabbè, sesta, in realtà per me è un risultato assurdo. E ho fatto una gara perfetta, insomma mi sono goduta proprio quella Paralimpiade, ero contentissima. E a Rio ho conosciuto la squadra di triathlon italiana. Io già un po' il triathlon l'avevo nasato. Io l'ho sempre vista come una cosa incredibile, cioè tre discipline, nuoto, bici e corsa messi insieme in un'unica gara. Mi sono ritrovata alla mensa del Villaggio Olimpico il giorno dopo la mia gara con i due ragazzi che avevano appena preso la medaglia, Giovanni Akenz e Michele Ferrarin, rispettivamente bronzo e argento. E mi hanno raccontato con un entusiasmo del triathlon che mi ha troppo affascinato. Ho detto vabbè, ma io questa cosa la devo provare. E al momento io non camminavo neanche per un chilometro. Faccio quanto devo correre? Ne fanno 5 chilometri in gara. Faccio ok, vabbè, posso farcela forse una volta in gara, però ovviamente allenarsi per fare 5 chilometri ad alta intensità non era proprio nei miei orizzonti. Però quando sono tornata a casa avevo sta pulce del triathlon e una serie di cose si sono incastrate perfettamente per portarmi a fare triathlon. Cioè io mi sono trasferita a Bologna e facevo fatica ad allenarmi sul fiume che è fuori Bologna e comunque non c'è mai acqua. Ho iniziato ad andare in palestra e il personal trainer che mi seguiva era un tecnico di una società di triathlon e quindi ho iniziato, ma vabbè dai vieni in piscina a nuotare, poi provo ad andare in bici, io già un po' in bici ci andavo. E quindi in un attimo mi sono trovata a fare i miei primi campionati italiani di triathlon ad aprile, solo che non pensavo assolutamente di fare gare internazionali, ma appena ho finito il campionato italiano e ho vinto, il direttore tecnico mi ha detto ma scusami, tu da dove sei uscita, cosa fai? Va bene, quest'anno vieni europei, mondiali e tutte le gare. Quindi io mi sono ritrovata subito a fare tutto il tour di gare internazionali. E come hai fatto, scusa, non riuscivi a camminare per un chilometro? Ho trovato un modo, ho trovato un plantare, un'ortesi diversa che riusciva a permettermi di correre. Diciamo che ho sempre corso molto male, infatti tutti sono sempre stati stupiti dalla mia voglia comunque di correre, nonostante io mi facessi malissimo e fosse veramente impegnativa la parte di corsa, soprattutto dopo il nuoto e la bici. Lo è anche adesso? Lo è anche adesso, ma molto di meno, perché ho trovato un nuovo tipo di protesi che mi aiuta molto e soprattutto dove non mi faccio male, e quindi questo mi aiuta a godermi di più la frazione di corsa nel triathlon e apprezzare di più nella sua complessità il triathlon. E adesso andrai a Tokyo. L'anno di qualifica sta per chiudersi, io sono quarta nel ranking mondiale, vanno le prime 10, quindi diciamo che sono lì a battagliare. Cioè tu sei quarta nel mondo in questo momento? Sì, assurdo. Chi me lo doveva dire? E sì, quindi adesso iniziamo a fare qualche gara internazionale per guardarci un po' con le avversarie e capire.
Una delle cose più difficili anche per Veronica è stato il rinvio di un anno delle Olimpiadi. Nell'estate del 2019 era andata a fare il test sul campo di gara, nella marina di Odaiba a Tokyo. E da allora è lì con la mente ogni giorno. Ora però c'è una cosa che la preoccupa di più. Saremo lì senza pubblico, sarà una cosa stranissima, bisogna abituarsi un po' a questa cosa. Il tifo insomma ti aiuta tantissimo, ti spinge proprio avanti, e quindi farlo senza tifo sarà un po' strano sinceramente. Non avere tutta la mia famiglia, poi cioè io sono venuti in 15 a vedermi, per Tokyo avevano già preso tutti i biglietti, cioè erano già tutti gasatissimi, i miei amici, quindi sarà un po' strano, sì. Sai già il giorno in cui farai la gara? Sì, il 27 agosto. Collegatevi, sono lì in partenza alle 7 del mattino. Saremo lì. Si può dire che io, la cosa che mi colpisce di te è che tu sei energia pura, cioè nel senso sei la dimostrazione che noi, che ognuno di noi è prima di tutto spirito, energia. Sì, il mio allenatore di canoa, il presidente, che all'inizio mi aveva accolta, poi adesso dice sempre che se tu mi metti in mano una lampadina io la accendo in qualche modo. Questa è una bellissima metafora un po' di come mi sento, di quello che sono. Penso che ognuno di noi ha un'energia che deve cercare di sviluppare, di aumentare in qualche modo, e per me la mia benzina, diciamo, è lo sport e tutte le cose che faccio, il rapporto che ho con gli altri, il rapporto che ho iniziato ad avere ultimamente con le persone che in qualche modo influenzo, insomma mi dà tanta, tanta carica e voglia di fare quello che faccio. Veronica Yoko non si è mai fatta fermare dalle ferite del suo corpo, non lo nasconde, anzi ogni giorno lo mostra senza paure, timori o vergogne, e ripete che se non accetti il tuo corpo stai rifiutando te stesso. Il corpo è stata la mia soluzione, cioè nel senso, attraverso lo sport io sono quella che sono e faccio delle cose incredibili, quindi non vedo niente di male nel mio corpo, anzi cioè solo cose bellissime, e questo mi aiuta a non avere nessun problema nel mostrarlo, anzi avere piacere perché so quante cose incredibili mi permette di fare. E però questo ho capito che è d'aiuto per altre persone, e questa cosa ovviamente non me l'aspettavo nella vita, di poter essere anche da stimolo per altre persone, di incontrare persone che mi raccontano delle proprie storie, anche in modo intimo, senza conoscermi, e questo per me è bellissimo, perché è come se io fossi diventata in qualche modo uno spazio dove le persone sanno riconoscere fragilità e capiscono che è ok avere delle fragilità e mostrarle, e capire che si possono anche sfruttare, far diventare qualcosa di positivo e accettarle. Per me insomma poter essere diventata anche questa cosa è inaspettato, è bellissimo. E c'è questa frase tua bellissima: se sei diverso non significa che sei sbagliato. No, assolutamente, cioè è proprio una cosa così basilare secondo me che è assurdo ancora doverlo ripetere, però essere diverso, anzi anche essere un po' meglio a volte. Tu usi molto sui social, in un certo senso fai anche delle rivendicazioni di quello che è giusto. Sì, mi racconti come li usi, perché? Per me Instagram o comunque i social sono uno spazio, una rete dove poter comunicare cose positive, cioè non solo cose positive, anche fragilità e momenti no, però essere autentici e collegarsi con altre persone che ne hanno bisogno o che possono dare qualcosa a te. Sono sempre stata una piattaforma positiva, non ho mai avuto grandi problemi insomma sui social, anzi ho conosciuto delle persone meravigliose dall'altra parte del mondo che mi hanno raccontato cose incredibili, quindi non riesco a vederne dei lati brutti. Io se posso cerco di rendere un pochettino più inclusivo il mio Instagram, perché insomma le persone che mi seguono vogliono vedere cose che le fanno sentir bene, e io cerco nel mio di far sentire bene tutti, nonostante tutto quello che una persona possa avere. Siamo un po' tutti diversi l'uno dall'altro in qualche senso, che sia corpo, che sia personalità, che sia altro.
trovare la bellezza nella diversificazione è quello che secondo me dobbiamo fare. Dai questa sensazione incredibile, anche appunto guardandoti, conoscendoti, di positività, di energia, ma ti svegli mai... cioè, triste, sì, un po' triste, depressa. Depressissima. Ma succede anche a te? No, sì, certo. Ma infatti il punto è questo, non è raccontare solo cose positive, ma... cioè è come reagisci alle cose, la vita, no? E quindi io tantissime volte mi alzo stanchissima, che dico chi me lo fa fare di vivere, chi me lo fa fare di vivere in questo corpo, chi me lo fa fare di fare sport, però insomma poi ci penso, dico ma in realtà ci sono delle cose belle insomma in questa vita, nelle cose che faccio, quindi un po' la reazione che si ha, no? ai momenti bassi, però ovviamente insomma tanto sono gli alti, a volte sono molto molto bassi, i bassi appunto per bilanciarsi, ma no, non sono una macchinetta, una cosa totalmente senza emotività che reagisce sempre in modo positivo alle cose. Diciamo che ho capito negli anni che per me è importante vedere il lato positivo delle cose, guardare il bicchiere mezzo pieno e se c'è una difficoltà guardarmi allo specchio e capire come posso prendere le redini di questa difficoltà per superarla in qualche modo. Che rapporto hai con la fatica? Pane quotidiano, perché facendo sport agonistico ormai da tanti anni la fatica è costantemente presente in tutto quello che faccio. Devo ammettere che a me piace molto faticare, non so se è una cosa che mi è derivata dalla mia generazione, dalla mia famiglia bergamasca, che quindi c'è sempre questa mentalità del faticare, lavorare, che ti rende migliore. E sicuramente mio nonno è un esempio pazzesco di questo, mio nonno ha 85 anni, non si ferma mai, è sempre lì a lavorare, io tutte le volte mi sento un po' in difetto, cioè rispetto a lui dico ma io come sarò a 85 anni, cioè, però questa mentalità, questo il voler adorare la fatica proprio come processo che ti porta a ottenere quello che vuoi, secondo me è una cosa che faccio, è una cosa che mi piace. Sei una che coltiva sogni o stai concentrata sul presente? Secondo me è un mix delle cose, perché sono molto concentrata sul presente, molto lucida, che non mi faccio troppe aspettative sul futuro, però allo stesso tempo sono molto aperta alla realizzazione dei sogni, secondo me sono molto recettiva delle possibilità e delle strade anche totalmente a caso che si possono aprire, magari se ci credo in quel momento mi ci butto. Però diciamo che non mi faccio troppi sogni, aspettative a lungo periodo, a lungo termine soprattutto, ma sono molto aperta e quindi questo ti porta a raggiungere dei sogni, delle cose incredibili facilmente. E un sogno che hai? Un sogno che ho è rimanere così, rimanere sempre molto recettiva di quelle che possono essere le opportunità che mi si presentano davanti, di non aver mai voglia di fermarmi. Questo può essere un sogno che ho. Grazie. Grazie a te. Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la registrazione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti, la producer è Valentina Meli e il fonico di presa diretta è Danilo Costa.